Ciao. Tu sei l'ingegnere che ha coordinato il progetto qua della nuova stazione terminal, giusto? Per conto dell'ASPO, sì. Ci racconti, ci dai qualche dato tecnico di questa, mi sembra, posso dire, meravigliosa struttura, bellissima? Allora, questo è un progetto che nasce ancora nel 2000 e ha trovato compimento adesso dopo un po' di travaglio nella fase di approvazione del progetto. Comunque adesso ci siamo arrivati, è un progetto che è finanziato dallo Stato direttamente, Stato centrale, una piccola parte dalla Regione Veneto, una struttura che è costata 2 milioni di euro per lavori e complessivamente circa 3 milioni. I lavori sono iniziati ad ottobre dello scorso anno, realizzati a tempi di record in solo 8 mesi. Sarà una struttura che è adibita per una parte a servizi logistici, uffici da dedicare agli utenti e a guardie di finanza, capitaneria di porto, dogana, eccetera. È una struttura che si presterà qualora l'isola Saloni diventi scalo, futuro scalo passeggeri, come sono ormai le ultime indicazioni anche dell'amministrazione comunale e della capitaneria di porto, a futura stazione passeggeri. Gli ampi spazi a piano terra sono dedicati, verranno dedicati proprio a questa funzione, e quindi speriamo presto che passi la variante dei Saloni, in modo appunto da poterla mettere in funzione per quelle che saranno poi le sue caratteristiche finali. E poi mancheranno le navi passeggeri? Quelle ci stiamo già lavorando e speriamo già la prossima estate di essere pronti e avere già le navi in banchina per partire e dare un nuovo impulso a quello che è il turismo a Chioggia. Intanto complimenti, grazie. Ciao.